richieste abbiamo adottato il piano in aprile 2014, adesso siamo in sede di esame delle osservazioni e delle riserve regionali con il raggiungimento delle intese, speriamo di arrivare all'approvazione entro l'estate. L'oggetto della serata è quella di affrontare un po' le tematiche legate appunto ai temi della tariffazione e compensazione e nel caso del Comune di Trieste più in particolare dei crediti edilizi, ma per farlo volevo prima di farlo spiegarvi brevemente i contenuti del piano, perché è importante inquadrare l'argomento all'interno di un ragionamento che abbiamo fatto. Innanzitutto il piano è stato reglato direttamente dagli uffici con delle collaborazioni esterne, ma in prima persona appunto da chi tutti i giorni opera sul territorio, lo conosce, e insomma questo ci ha dato la maniera anche di approfondire alcune tematiche in maniera specifica. Il Consiglio Comunale con le direttive aveva espresso alcuni obiettivi che per quanto riguarda la serata di questa sera riporto sono quelli ovviamente del risparmio del consumo del suolo, di contenere il consumo del suolo, per riqualificare, recuperare, rifunzionalizzare e promuovere la qualità dell'ambiente e del paesaggio. Per affrontare queste tematiche abbiamo anche in termini analitici affrontato il problema su diversi binari. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, che sono l'altra parte del tema del consumo del suolo, quindi quello che ci ha dato come dire, gli input e ci ha dato la conoscenza tale per cui riuscire a individuare quali fossero le parti del territorio da tutelare, abbiamo fatto una ricognizione che per il Comune di Trieste è stata la prima, e quindi come tale insomma molto importante, dell'uso del suolo del territorio. Per fare questo ci siamo avvalsi anche la collaborazione del professor Boldini, quindi anche di tecnici e dell'università, e abbiamo, grazie a questa conoscenza dell'uso del suolo, individuato diversi livelli di habitat che sono stati poi quelli che ci hanno portato alla classificazione nell'ambito diciamo del sistema ambientale delle zone che abbiamo chiamato i presidi ambientali, i corridoi ecologici, che sono quelli che sono tesi a garantire la qualità dell'habitat, e gli altri che invece sono quelli diciamo della parte più attiva sempre del sistema ambientale, sulla quale abbiamo puntato moltissimo, che è tutta quella del sistema agricolo, perché nel territorio di Trieste gran parte dell'altipiano è caratterizzata appunto dall'agricoltura, dai vigneti, dai viveti, quindi come tale funziona. Il piano contiene delle visioni di città che sono costituite dai progetti su temi specifici, che non hanno delle azioni, che hanno delle azioni che sono integrate all'interno di tutto il piano. C'è il piano struttura d'area vasta, sul quale abbiamo lavorato molto insieme ai comuni contermini, e rappresenta la sintesi delle progettualità dei comuni, sia di parte italiana che di parte slovena, e contermini fino a Capodistria, e rappresenta anche il punto dal quale partire per le politiche di sviluppo future, la carta dei valori e il piano struttura vero e proprio, che sono i sistemi su tutti i sistemi. Dal piano struttura siamo arrivati appunto attraverso l'individuazione dei sistemi di sottosistemi alla classificazione di zona. Questa è la carta che vi dicevo del funzionamento ecosistemico del territorio, che per noi è la prima vera carta dell'uso del suolo della città e che rappresenta uno strumento importantissimo per diversi usi. A fianco a questo è appunto la valutazione poi dalla carta dell'uso del suolo all'assegnazione del valore dell'habitat,
La parte geologica, idrogeologica e in sede di studio geologico abbiamo chiesto molte cose di più di quelle strettamente richieste dalla legge nello strumento, nello studio geologico che accompagna il piano regolatore, perché ci interessava in questa sede valutare una serie, a parte problemi di tipo idrogeologico che evidentemente in un territorio come quello di Trieste sono molto importanti, ma anche temi legati per esempio alle grotte, alle doline, a tutte le particolarità geomorfologiche del territorio che ci hanno aiutato anche a costruire il paesaggio del territorio. Per quanto riguarda la parte agricola, abbiamo fatto anche una serie di studi storici, sui catasti dell'uso del suolo, proprio per andare a individuare quali storicamente fossero le parti vocate e cercare laddove possibile, perché il problema del territorio è anche quello del rimboschimento, capire laddove possibile riportare grandi parti del territorio all'agricoltura. Quindi siamo arrivati insomma all'individuazione del sistema, che come dicevo è diviso tra quello che abbiamo chiamato depressivi e quello ecologici, e quello che è più propriamente quello teso alla tutela dell'habitat rispetto al mosaico ambientale, che è quello che prevede le politiche attive di riconversione di tutto il territorio verso l'agricoltura. Per quanto riguarda il consumo di suolo, invece abbiamo predisposto uno studio demografico apposito, perché al di là del trend, che evidentemente è un trend negativo, che porta a una riduzione della popolazione in termini assoluti da qui al 2020 anni, ci interessava indagare sulla formazione delle famiglie, sulla dislocazione sul territorio, perché noi avevamo letto sul territorio delle politiche, cioè degli spostamenti, ma ci interessava avere certezza insomma di quali fossero questi movimenti all'interno del territorio. Il numero delle famiglie è in tendenziale incremento, nonostante la riduzione della popolazione, siamo arrivati al raggiungimento di 1,9 componenti per famiglia, che è una cosa un po' strana in sé, posto che per essere una famiglia ci dovrebbe essere almeno due. Abbiamo fatto un'altra analisi dettagliata su tutto il patrimonio dismesso, che è un'altra tematica molto sentita, e al di là dei grandi contenitori che sono quelli delle caserme dismesse, che come vedete sono molte e sono tutte quelle più grandi, attraverso anche uno studio realizzato da Spazio Opportunità abbiamo avuto la possibilità anche di localizzare gli edifici dismessi, i singoli edifici dismessi di parte privata. Questo è stato uno stimolo anche per ipotizzare modalità di come vedremo, di riconversione di questi fabbricati. Il sistema insediativo è stato analizzato, è stato letto in tutta la sua parte, proprio come sistema insediativo legato ai caratteri morfologici del territorio, perché la città è costituita dall'alto piano, che ha delle caratteristiche molto particolari rispetto a quelli della costiera, rispetto a quelli della città vecchia. Quindi è stato organizzato è stato letto e appunto organizzato nei sistemi. E qui uno, diciamo, che è il sottosistema della conservazione, l'altro invece è quello della riqualificazione e trasformazione, all'interno della quale ci sono tutte quelle aree per le quali il piano auspica anche interventi significativi di trasformazione. Per arrivare a queste trasformazioni auspicate, queste tre sono le strategie per la rigenerazione urbana che il piano ha messo in piedi. Il primo è che delle aree della sostituzione e ristrutturazione, sono i cosiddetti ecoquartieri, che così abbiamo chiamati. Sono zone degradate, parzialmente non abitate, prive di servizi o comunque servizi che necessiterebbero di riqualificazione, e per queste aree il piano prevede sostanzialmente un doppio regime. Un regime ordinario, che è quello che non
attualmente, insomma, viene previsto l'ampliamento regolatore, l'assegnazione di una zona e dei conseguenti indici con le conseguenti destinazioni d'uso. Un secondo regime invece che si attua attraverso la predisposizione di piani attuativi volontari, su base volontaria, allorquando la proprietà di almeno 3.500 metri quadri avanza la proposta di trasformazione di queste aree. In questo caso c'è una premialità di indice pari al 50% sostanzialmente rispetto al regime di diciamo ordinario, a condizione, a determinate condizioni. Quindi, allora, le condizioni sono naturalmente che gli edifici, al di là di quello che normalmente si chiede in sede di piano, quindi la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, insomma, e quant'altro, viene chiesto che tutti gli edifici siano necessariamente obbligatoriamente in classe A, che vengano rispettati i principi dell'invarianza idraulica e in alcuni casi ci sono ulteriori premialità nel caso in cui si realizzino tetti verdi. Per ognuna di queste zone c'è una scheda come questa, al di là, che contiene appunto tutti i parametri previsti. Ci sono poi ulteriori parametri di sostenibilità ecologica, rapporti di permeabilità, numeri di densità arbusto e densità arboree. E questa era la prima. La seconda è quella delle aree della grande trasformazione, che sono invece le aree dismesse sostanzialmente di proprietà pubblica o comunque quelle derivanti appunto dalle caserme dismesse. Per queste vengono previste, anche qui per ognuna di queste c'è una scheda, e la scheda invece subordina necessariamente la realizzazione alla predisposizione di un piano attuativo. Vengono in alcuni casi previste la possibilità di intervento diretto per la realizzazione di singoli interventi in determinate situazioni. Insisto molto su questa perché a Trieste era molto sentita la problematica dei piani attuativi, quindi laddove è stato possibile abbiamo tolto la pianificazione di secondo livello, insomma quella attuativa, proprio per evitare, per accelerare le procedure, rendere più semplice il procedimento. L'altro tema, che è quello della riqualificazione energetica legata ai crediti, è questo. Siamo partiti dal PAROS, che è stato approvato appunto nel gennaio 2014 e che con il patto dei sindaci prevede appunto la riduzione del 20% del CO2, 20% di produzione di energia rinnovabile e 20% di consumi energetici. Sulla base del PAROS, sull'analisi del PAES si è verificato appunto che quasi il 39% delle CO2 sono dovute agli edifici residenziali. Inoltre in sede di PAES erano anche state individuate proprio le zone più energivore della città. Quindi ci siamo domandati come fare a incentivare la riqualificazione energetica di queste parti della città. Abbiamo ipotizzato questo strumento che appunto abbiamo chiamato dei crediti edilizi e che prevede a fronte della riqualificazione energetica di alcuni edifici in determinate zone l'assegnazione di un credito edilizio da realizzarsi in altre zone della città esattamente individuate, zone che evidentemente abbiamo ritenuto potessero contenere questo incremento, sempre nel principio di una densificazione. La generazione del credito avviene all'interno di determinate zone omogenee che sono state individuate dal piano e che corrispondono a quelle appunto che abbiamo detto essere le più energivore e che sono quelle anche più le zone più dense della città all'esterno del centro storico. Abbiamo escluso
volutamente in questa fase le parti del centro storico, perché gli interventi di riqualificazione energetica abbiamo ritenuto fossero troppo complicati in questa prima fase. Ritenevamo che fosse in via sperimentale più utile consentire interventi laddove realisticamente si potessero fare. Quindi questi edifici a corona della festezzone, a corona della città, e tutta l'edilizia economica popolare degli anni 50-60 che ormai versa in una condizione di problematica, dove è maggiormente necessario, secondo noi, appunto, la riqualificazione energetica. E poi ci sono gli edifici dismessi, intendendo con edifici dismessi gli edifici nei quali che non sono più allacciati, diciamo, per i quali non esistono più le utenze da almeno 3 anni. Qui si tratta di edifici, appunto, abbiamo detto, difficili, e soprattutto edifici, la maggior parte si tratta di condomini, dove la comproprietà di per sé è già un elemento ostativo alla riqualificazione complessiva dell'edificio. Ogni edificio, l'intervento deve riguardare l'intero edificio, e il credito volumetrico assegnato è previsto al massimo del 10%. Questo credito può essere utilizzato in altre zone della città, che sono quelle che dicevo prima, le zone più della parte esterna della città e di alcune zone dell'altopiano, che sono zone caratterizzate da bassi indici edificatori, sono tendenzialmente edifici costituiti unifamiliari, cioè edifici di piccole dimensioni con indici piuttosto bassi. Da queste zone sono state escluse quelle che presentavano sensibilità di tipo ambientale più significative, pensate alla costiera, oppure ad altri borghi carsici per i quali non volevamo, come dire, incrementare ulteriormente la pressione. E per ognuno all'interno di queste zone gli edilizi possono essere usufruiti nei termini massimi di 250 metri cubi per unità immobiliare, fino a un massimo del 45% del volume derivante dall'indice di zona. Per il credito edilizio può essere anche utilizzato all'interno delle zone C, e non in tutte, in alcune, dove abbiamo valutato che questo potesse non avere un impatto negativo. Le zone C che sono rimaste nel piano sono tutte zone che erano già state avviate, oppure piani in istruttoria, oppure zone, come vedete, insomma, che concludono quinte. Sono veramente molto pochi quelli rimasti, comunque all'interno di queste si passa anche qui a un incremento del 50% dell'indice da 1 a 1,50 nel caso di utilizzo di crediti volumetrici. I crediti complessivamente vengono stabiliti in 350.000 metri cubi. Tutta questa cubatura è andata a far parte anche del calcolo della capacità insediativa teorica. Quindi, da questo punto di vista, per rispondere anche all'assessore, la Regione è stata molto attenta, perché questi sono cubi che a tutti gli effetti fanno parte del patrimonio, diciamo, volumetrico della città. Noi abbiamo detto che questo per noi è un esperimento, e in via sperimentale volevamo fissare sia un tetto in cubi che un periodo temporale, che è di 10 anni dall'istituzione del registro, perché vogliamo capire qual è la ricaduta poi concreta di questo intervento, tenendo 10 anni come un arco temporale realistico, che è quello poi di validità del piano, anche se poi il piano dura sicuramente di più, ma insomma all'interno del quale questa quantità di cubi potrebbe essere realizzata. Tenete conto che la volumetria astraendo, se facessimo il 10% di tutte quelle zone di partenza delle quali abbiamo visto prima, si arriverebbe a qualche milione di metro cubo, quindi 350.000 sono una quota che riteniamo giusta in questa fase proprio di avvio di questa politica.
L'altro tema purtroppo è quello del piano casa, perché è innegabile che questo strumento è in competizione con il piano casa. Come avete visto dalle quantità, le quantità che noi ipotizziamo sono leggermente maggiori di quelle del piano casa e non pongono ulteriori vincoli a fronte del piano casa rispetto a quelle che il piano casa pone. Tuttavia è certamente vero che questo strumento in presenza del piano casa farà fatica per il mio matricolare. A fianco al piano regolatore stiamo predisponendo il regolamento della disciplina dei crediti, che è il regolamento che disciplina appunto le modalità attraverso le quali si arriverà alla concretizzazione, quindi all'acquisizione e alla cessione del credito. Uno dei temi tecnici della discussione di questo periodo è come si calcola la prestazione energetica, quali sono le modalità di calcolo e di attribuzione del premio e quali sono i requisiti. Su questo abbiamo in corso dall'inizio del piano un tavolo tecnico con gli ordini e le categorie e abbiamo concluso finalmente questa discussione, nel senso che abbiamo fatto attraverso i nostri consulenti e poi appunto in sede di tavolo tecnico tutta una serie di simulazioni e quindi siamo arrivati a un'ipotesi che in sostanza prevede l'attribuzione del premio del 10% al raggiungimento del 60% del risparmio energetico, perché il 100% era una cifra esagerata, quindi lo faremo solo in tre soglie, il 30, il 40 e il 60%, per arrivare a questo 10%. Quindi più maggiore è la prestazione energetica, maggiore è l'assegnazione del premio volumetrico. Ci sono altri problemi tecnici che stiamo affrontando, che insomma ormai abbiamo risolto, tipo per esempio il fatto che in presenza di impianti centralizzati è molto semplice anche il calcolo dell'APE, invece nel caso di singole caldaie questo diventerebbe un calcolo molto complicato. Allora stavamo pensando di ipotizzare un calcolo, di dare un criterio per cui se uno vuole fare il calcolo per la singola caldaia e poi fare la media lo potrà fare, altrimenti userà un valore convenzionale che verrà assegnato. Ipotizziamo una classe E, perché questa è normalmente la media, dalla quale partire. E il regolamento poi disciplinerà anche il registro dei crediti, che sarà il luogo, un registro appunto fisico, informatico, all'interno del quale verranno annotati i crediti che vengono attribuiti, lo spostamento di questi crediti nel mercato e l'atterraggio dei crediti, sia per avere appunto la percezione di dove poi si vengono localizzati e quindi avere il controllo dell'operazione dal punto di vista fisico, ma anche per tenere diciamo il contatore rispetto ai 350.000 metri cubi di cui avevamo detto all'inizio. Quindi il registro contiene la tabella certificata, tutte queste tabelle che insomma in qualche modo ci consentono di avere il percorso di questo credito dalla sua creazione fino al suo utilizzo. E qui si apre un altro mondo, perché appunto abbiamo detto quali sono i nuovi protagonisti, chi saranno poi gli operatori di questo nuovo sistema, no? Noi immaginiamo tipicamente il condominio che intende fare una riqualificazione energetica di un certo tipo, che potrà anche avvalersi di una impresa, per esempio, che si presterà a realizzare l'intervento di riqualificazione energetica
a un prezzo, allo stesso prezzo, oppure a un prezzo inferiore, in cambio di questi crediti edilizi che lui stesso potrà utilizzare piuttosto che vendere ad altri. Quindi in questo senso pensiamo a una creazione, alla necessità di una figura che in qualche modo si faccia portatrice, mediatrice di tutti questi passaggi.